facendosi ovviamente timbrare il passaporto. I poliziotti controllarono il documento e trovarono il timbro che attestava che il 30 maggio 1914 Trifco, in realtà Nedio, era entrato in Bosnia dalla Serbia. Questo bastò agli inquirenti e alla fine anche Trifco venne arrestato e portato a Sarajevo, dove però non parlò, a differenza di Gavro e Nedio. Tentò anche di suicidarsi, ma venne fermato dalle guardie. La confessione di Ilić o di Gavro nei giorni successivi portò all'arresto anche di Miško Jovanović, il banchiere di Tuzla che aveva tenuto le armi nella scatola di biscotti, dei vari contrabbandieri e contadini che avevano aiutato Gavro e Trifko ad attraversare illegalmente il confine, e anche del signor maestro, Veliko Ćubrilović. I due fratelli, Vaso e Veliko, non seppero del coinvolgimento dell'uno e dell'altro fino agli arresti. Il signor maestro, una delle figure più drammatiche di questa storia, abitava vicinissimo al confine con la Serbia e nonostante avesse avuto la possibilità di fuggire, decise di non farlo, sapendo che i contadini che aveva coinvolto, fra cui la famiglia Kerović, erano stati già arrestati. Se ricordate dagli episodi 8 e 9, i Kerović furono coloro che ospitarono Gavro e Trifko e li portarono a Tuzla. Quando gli chiesero perché non scappò, Veliko rispose semplicemente: «Cosa avrebbero detto i miei contadini se fossi fuggito, lasciandoli soli in questi tempi difficili?» Il signor maestro aveva lasciato a casa la moglie Jovanka e la figlioletta Nada, di 10 mesi, e durante la prigionia scrisse loro delle lettere bellissime e commoventi. Magari ne pubblicherò qualcuna sull'account Instagram del podcast. Nei mesi successivi, mentre fuori infuriava la guerra mondiale, i ragazzi della giovane Bosnia e le altre persone che li avevano aiutati rimasero nel carcere militare di Sarajevo, in celle di isolamento, sottoposti ad abusi fisici e psicologici. Le guardie li picchiavano spesso, oppure li svegliavano nel mezzo della notte prendendo a calci le porte delle loro celle. Nonostante la dura vita in totale isolamento, i ragazzi riuscirono a tenersi in contatto fra loro in maniera geniale. Visto che le guardie che portavano loro da mangiare non usavano mai le stesse gavette per le stesse persone, i ragazzi iniziarono a incidere dei messaggi sul fondo delle stoviglie, ma soprattutto misero a punto un ingegnoso codice di colpi attraverso le pareti, una specie di codice Morse, e in questo modo, anche attraverso il passaparola fra una cella e l'altra, riuscivano a scambiarsi notizie ed informazioni anche molto complesse. Ci sono molti resoconti per farvi capire quanto il sistema fosse preciso e permettesse conversazioni piuttosto composite. Una volta Nedio voleva parlare con Ilić e lo chiamò, ma quest'ultimo non rispose. L'anarchico pensò allora che Ilić si fosse impiccato e attraverso il passaparola di colpi sulla parete comunicò a tutti gli altri la dipartita dell'amico. Gavro rispose semplicemente: «Era un buon amico». Alla fine venne fuori che Ilić stava semplicemente dormendo e Gavro rispose scherzando: «Se non ti sei impiccato da solo, ci penseranno gli austriaci». Un'altra volta invece, Vaso riuscì a sentire a 2 piani di distanza suo fratello che raccontava a Nedio di aver mangiato un panino col prosciutto. Ancora, Gavro, Nedio e Trifko iniziarono a scambiarsi poesie, incidendole col cucchiaio sul fondo delle scodelle, che i secondini non controllavano e continuavano a girare fra i vari carcerati, pasto dopo pasto, mentre Zvetko Popovic giocava a battaglia navale usando il codice di colpi sulle pareti con gli altri amici. In quei mesi di totale isolamento, i ragazzi chiaramente non avevano altri passatempi se non ingegnarsi in questo genere di cose. Dopo 3 mesi, a fine settembre, Leo Pfeffer ritenne di aver concluso le indagini preliminari e incriminò formalmente 25 persone per la parte avuta nell'organizzazione dell'attentato all'arciduca e alla moglie. Il processo di Sarajevo stava per iniziare. Grazie mille per l'ascolto, questa prima parte dell'episodio speciale si conclude qui, vi aspetto alla prossima.